le immagini e le voci della giornata di protesta organizzata dal movimento che ha voluto chiamarsi De Forconi. Dopo le minacce di rivolta e la risposta dura del governo, gli scontri di Torino e gli altri presidi organizzati da nord a sud. Uno dei leader della protesta: difendiamo il nostro diritto di scioperare. Ci sono città dove la crisi economica e industriale ha prodotto danni gravissimi. Il caso di Piombino, un tempo polo siderurgico di grande importanza, oggi a rischio collasso. Piombino non deve chiudere, si legge sui cartelli che spuntano ad ogni angolo della città toscana. E la speranza a questo punto si chiama Concordia. La nostra inviata ci spiega perché. Si è aperta a Pesaro il processo per l'aggressione contro Lucia Annibali, la donna sfigurata con l'acido il 16 aprile scorso. Sul banco degli imputati l'ex compagno Luca Varani, accusato di avere assoldato due sicari per compiere l'azione. Due settimane fa il presidente Napolitano ha assegnato all'Annibali il titolo di Cavaliere della Repubblica. Nel paese che il prossimo anno ospiterà i mondiali di calcio succede anche questo. Nella città di Joinville una colossale rissa è scoppiata sugli spalti durante l'incontro tra l'Atletico Paranaense e il Vasco da Gama. Molti feriti negli incidenti, accusa di tentato omicidio per tre tifosi della squadra ospite. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti a questa nuova edizione del TG Cronaca. Dunque, ne abbiamo parlato nel nostro telegiornale. Oggi è il giorno, è cominciato il giorno del movimento dei Forconi. Questo movimento che è nato in Sicilia, ma presto si è allargato anche nelle altre regioni d'Italia. Alla vigilia c'era molta preoccupazione perché appunto si temeva che la protesta potesse diventare incontrollata. Effettivamente oggi ci sono stati sì dei rallentamenti delle strade, ma soprattutto dei presidi in città. Ma la situazione più tesa, lo abbiamo seguito nelle nostre cronache, la situazione più tesa a Torino, dove i manifestanti hanno occupato per alcuni minuti le stazioni e poi ci sono stati dei tafferugli con le forze dell'ordine. Questa dunque è la cronaca, ma cosa chiedono, cosa vogliono i Forconi appunto? Sentiamoli. C'è gente che piglia 500 euro e va a cercare nell'immondizia, ma ci vogliamo rendere conto che siamo oltre la frutta. È drammatica per i ragazzi, anche per noi. Se vivi come una partita IVA, o se vivi da precario, o se vivi da giovane, o se vivi da disoccupato, io credo che i problemi ci siano tutti e ci stiano tutti. Credo che se non si risolveranno i problemi per questa volta, se non porteremo nulla a casa, credo che ci ritroveremo fra qualche mese di nuovo sulle strade. Non si toglieranno noi di dosso, perché c'è un problema. I poveri, ha detto il Papa, non possono più aspettare. Noi siamo quei poveri che non possono più aspettare. Basta, non ce la facciamo più, non ce la facciamo più. Abbiamo dei figli, almeno che loro stiano bene, solo quello. Basta, non ce la facciamo più, non ce la facciamo più. Abbiamo dei figli, almeno che loro stiano bene, solo quello. Ci ha
hanno abbandonato, non c'è lavoro, i giovani, il 50% dei giovani sono disoccupati e non è vero che non hanno voglia di lavorare. Il lavoro non esiste, non ci danno la possibilità. Siamo qua per testimoniare quanto sia difficile stare sulla strada a vendere tutti i giorni e cercare di fare il nostro lavoro e portare la pagnotta a casa. Siamo stanchi di questa classe politica che non pensa agli italiani, pensa solo alle proprie tasche, hanno stancato. Allora, quando gli direbbe? Si stanno distinguendo. Niente, 3 miliardi della politica così. La gente deve capire che se le cose finiscono, finiscono per tutti. È finita la pappadoia, è finito il calcio, adesso siamo incazzati. È differenti, siamo incazzati. Queste dunque immagini e voci della protesta del movimento dei forconi di oggi. Intanto vi aggiorno su quanto ha detto il ministro dell'Interno Alfano. Le proteste in Italia sono legittime se rispettano le leggi. Impediremo che vengano violate le leggi e faremo valere la forza dello Stato. Questo è quanto ha detto Alfano. Quel salga a bordo ha fatto il giro del mondo e questa mattina il capitano di fregata Gregorio De Falco della Capitaneria di Porto di Livorno è stato chiamato a testimoniare al processo sul naufragio della Concordia. In aula c'è anche il comandante Schettino, che fu pesantemente redarguito da De Falco, invitato con molta energia a risalire sulla nave. Dalla Costa Concordia misero la falla solo venendo contattati più volte da terra, in particolare dalla Capitaneria di Livorno, ha detto De Falco, ricordando che alle 22.38 l'urto è delle 22.45, la nave dà il segnale di distress. E in questo momento appunto De Falco sta parlando, chiamo io la nave perché non convince la situazione di apparente tranquillità che loro dichiaravano. A seguito di questo ammettono che c'è una falla e non un semplice blackout, così possiamo inviare motovedette ed elicotteri di soccorso. Questo è quanto sta dicendo appunto De Falco in aula. E c'è però un porto che aspetta il relitto della Concordia, perché intorno alla rottamazione della grande nave da crociera c'è in ballo l'economia di un'intera città che è Piombino e anche un settore molto importante, quello della siderurgia, rappresentata da una industria, appunto la Lucchini, adesso in vendita. Però non è affatto scontato che la Concordia venga rottamata a Piombino, dovrà deciderlo ancora il Ministero dell'Ambiente. Poi c'è la concorrenza, anche la concorrenza estera, che è molto agguerrita. La nostra inviata Antonella Galli è andata a Piombino, vediamo. Questo sarebbe praticamente come è stato immaginato in base a questo progetto. Il porto di Piombino diventerebbe così. Esatto. Questo a progetto finito. Quindi abbiamo una banchina con possibilità di accosto di una nave di grandi dimensioni. Quindi questa banchina è lunga, anche se non sembra in questa foto, 370 metri. Questo piazzale sono 80.000 metri quadri, cioè 8 campi di calcio. Il progetto c'è, le società che dovrebbero realizzarlo anche, i soldi quasi. I lavori per il nuovo porto di Piombino sono pronti a partire. Si aspetta solo l'ultimo via libera del governo, che con un decreto ha già previsto di destinare al progetto 160 milioni di euro, inserendo la città tra le aree di crisi industriale complessa. Soldi che adesso devono essere sbloccati. Ad ottobre due aziende hanno vinto l'appalto per ampliare il porto, che così a primavera potrebbe accogliere e smaltire la Concordia, tempi permettendo. La Concordia può venire a Piombino sia galleggiante, sia trasportata da una nave speciale che è la Dock Vice Vanguard e che potrebbe scaricarla a terra. In realtà che la Concordia arrivi proprio a Piombino non è affatto certo. A decidere appena la Concordia sarà pronta per la rimozione sarà il Ministero dell'Ambiente, che però fino ad ora non ha neppure stilato una lista di possibili destinazioni finali, e di concorrenti in ballo ce ne sono parecchi, in Italia e all'estero, dove i costi, tutti a carico della Costa, sono di gran lunga inferiori. Porti già attrezzati per ricevere un relitto di quelle dimensioni. A Piombino invece sarà necessario portare il fondale fino a 20 metri contro i 6 attuali,
ed attrezzare banchine, strutture e viabilità. Certo è che questo è il porto più vicino al Giglio, ma dietro all'ampliamento c'è ben altro. Il nostro obiettivo è quello di dare maggiore competitività alle industrie e al porto, quindi la parte logistica, la parte di approvvigionamento a mare è fondamentale per rilanciare l'industria siderurgica. Questi cartelli spuntano ad ogni angolo della città perché degli antichi splendori di questo polo siderurgico oggi resta ben poco. Piombino vuol dire Lucchini, il suo cuore industriale, azienda ora in vendita. Bisogna creare le condizioni perché la Lucchini sia appetibile per i compratori. Appetibile, ma che salvaguardi l'intero ciclo produttivo, dall'area a caldo fino alla trasformazione del prodotto. Per rendere appetibile la Lucchini, il progetto di ampliamento del porto è dunque cruciale. Potrebbero attraccare navi da smantellare più grandi e il trasporto del materiale sarebbe a costo zero, visto che la Lucchini si trova proprio davanti al mare. Un investimento dunque a lunga scadenza che, se non si dovesse realizzare, metterebbe a rischio l'economia del siderurgico. Potrebbe venir meno il 47% del PIL di tutta la Val di Cornia. Vorrebbe dire per noi, se chiude la Lucchini, perdere 3.000 posti di lavoro solo tra diretti e indiretti di coloro che sono dentro, senza contare ciò che vuol dire nel rapporto con tutto l'indotto e l'economia che gira intorno alla Lucchini e al sito siderurgico di Piombino. In Parlamento tutti hanno appoggiato il decreto legge Piombino, tranne i 5 Stelle che di dubbi sul progetto ne hanno parecchi, a partire dalla crescita del livello occupazionale. E abbiamo chiesto quanti posti di lavoro porterà la Concordia venisse smantellata qua da noi. E la risposta è stata circa 200 posti di lavoro, di cui 50 saranno posti per gli specializzati del settore che dovranno venire dall'esterno. Ma di preoccupazioni ce ne sono altre, anche per quanto riguarda la salvaguardia ambientale. Nella parte proprio vicina al porto c'è da fare proprio il dragaggio e quindi per fare il dragaggio vengono rimossi quantità di scorie non indifferente, di rifiuti. Quindi ci sono anni e anni. Anni e anni di scorie. Quello che si teme è che Piombino diventi un'altra Taranto con i livelli di inquinamento dell'Ilva, sempre che il progetto non si areni alla prima fase, che prevede un primo lotto di lavori solo per accogliere la Concordia. E noi delle documentazioni abbiamo circa 500 milioni di euro devono essere stanziati per il piano regolatore del porto, così com'è, perché quello è già stato attuato. Più, se si vuole creare il polo smaltimento navi, ci vorranno ulteriori fondi. E poi rimane un'ultima domanda. Perché ampliare Piombino quando vicino ci sono già Livorno, Civitavecchia e Genova? Prima della crisi, nel 2008, a Piombino arrivavano 9 milioni di tonnellate di merci. Oggi ne arrivano solo 6 milioni. Proprio come chi dice no alla TAV, anche chi si oppone al progetto di Piombino sostiene che il flusso di merci in arrivo non sarà sufficiente a giustificare il faraonico progetto. Molti di voi ricorderanno la vicenda di Lucia Annibali, l'avvocatessa che fu sfigurata con l'acido da due sicari che erano stati assoldati dall'ex fidanzato. Recentemente abbiamo parlato di lei perché il capo dello Stato le ha assegnato il titolo di Cavaliere della Repubblica proprio per il suo coraggio. L'avvocatessa infatti ha denunciato il suo ex e questa mattina il GIP di Pescara ha accolto la richiesta di rito abbreviato ma non condizionato presentata dai difensori dell'uomo. Un faccia a faccia che fa male, ma che Lucia Annibali, l'avvocatessa sfregiata con l'acido il 16 aprile scorso da due presunti sicari che sarebbero stati mandati dall'ex compagno Luca Varani, affronta con coraggio e dignità. Dalle 10 di questa mattina la Annibali e il suo ex, uno di fronte all'altro, si trovano nell'aula del Tribunale di Pesaro. Il GIP ha concesso il rito abbreviato, ma non condizionato, agli imputati. Oltre a Varani, anche lui avvocato, già in carcere come il mandante dell'aggressione, ci sono due albanesi che secondo l'accusa sarebbero gli esecutori della violenza sull'Annibali. Varani è accusato di tentato omicidio, stalking e lesioni gravissime. Rubin Agua Talabani, invece albanese, 30 anni, con precedenti penali per traffico di droga, sarebbe il sicario che ha aspettato che la donna rientrasse in casa dalla palestra ad aprile per poi rovesciarle sul viso 400 centilitri di acido solforico. L'uomo non avrebbe agito da solo, ma sarebbe stato aiutato da un altro pregiudicato di origine albanese. La presenza è un segnale forte, la presenza è un segnale che vuol dire sono più forte io di te, volevi cancellarmi e sono ancora qua. Siamo tutte parte lesa, recita così uno degli striscioni portati
da un gruppo di donne che hanno manifestato davanti al Palazzo di Giustizia. Una violenza è una violenza, non un fatto privato. Si trovano là, per lei, l'ultimo di una lunga serie di interventi di chirurgia plastica. Le ha ricostruito la bocca. Adesso almeno posso ricominciare a sorridere, ha detto recentemente Lucia Annibali, diventata adesso simbolo della lotta contro la violenza delle donne e nominata cavaliere da Napolitano il mese scorso nella giornata contro il femminicidio, per il coraggio, la determinazione e la dignità con cui ha affrontato e reagito alle conseguenze fisiche dell'aggressione subita, si legge nella motivazione. E Lucia si fa voce di tutte le donne che lottano e si ribellano alla violenza cieca dei compagni. 128 donne sono state uccise così in Italia quest'anno, numeri impressionanti. Una mattanza che costa ogni anno 17 miliardi di euro, come ha ricordato la presidente della Camera, Laura Boldrini, che ha incontrato Lucia Annibali il 29 novembre scorso a Urbino. Lucia mi ha detto che vuole parlare appunto ai giovani, alle ragazze, vuole mettersi a disposizione di questa causa. Lei è nata a nuova vita, la sua nuova vita oggi lei la vuole destinare alla consapevolezza di altre donne, di altre ragazze. Varani aveva una storia clandestina da molti anni, quando la donna lo venne a sapere scappò via. Da quel momento fu una serie infinita di maltrattamenti fisici e psicologici, fino a quella che secondo l'accusa sarebbe la folle decisione della vendetta con l'acido da parte del marito. Ringrazio il mio volto ferito che mi ha insegnato a credere di nuovo e in più in me stessa. Lucia continua a vivere il suo presente un giorno dopo l'altro. Una maschera di silicone si alterna ad un'altra di tessuto per compattare e nutrire la pelle vecchia con quella nuova. E ora riflettiamo sui nostri beni culturali, perché sarà un carabiniere a prendere in mano la situazione di Pompei. Il generale Giovanni Nistri, ex comandante del patrimonio tutela appunto artistico dei carabinieri, è stato nominato oggi direttore generale del grande progetto Pompei. Ha la sensibilità giusta per questo incarico, è stato il commento del ministro Brai. Il generale Nistri dovrà quindi mettere in pratica tutte quelle azioni per tutelare gli scavi che si trovano in un profondo stato di degrado e incuria. E questo ci fa parlare anche di un altro bene artistico che ha assoluto bisogno di essere tutelato, ed è la Certosa di Pavia. Arrivano anche dalla Spagna e dalla Francia i turisti in questa pianura nebbiosa dove nel 1525 dalla battaglia di Pavia uscirono vincitori gli spagnoli. Da qui, dalla Certosa di Pavia, iniziò il loro predominio in Europa. 700.000 visitatori ogni anno hanno fatto trapelare qualche anno fa i discreti monaci certosini. Sono loro che dal 68 abitano qui e gestiscono questo enorme complesso monumentale del 1400 del tardo gotico italiano, nato come mausoleo della famiglia pavese dei Visconti, passato poi ai milanesi Sforza. Non si paga il biglietto, ma l'offerta è sempre ben gradita. L'orario per le visite però è ridottissimo. Siamo arrivati e è appena chiuso. I frati devono pregare per tre quarti d'ora, poi vanno a mangiare e quindi chiudono la cappella, chiudono tutto. È un peccato. Senza sapere quanti sono i turisti non si può programmare assolutamente niente. Di qui la necessità subito di riaprire la biglietteria. Il Comitato di Cittadini Vivi Certosa propone la nomina di un commissario straordinario per stabilire cosa fare e come gestire questo complesso artistico, in molte sue parti effettivamente abbandonato. Tetti da riparare, umidità sui muri, pavimentazioni dissestate, i servizi igienici insufficienti per i turisti, affreschi da restaurare. I primi fondi in arrivo dalle sovrintendenze dei beni artistici architettonici, 600.000 euro, serviranno per rimettere in sesto le situazioni più critiche, in attesa che da Roma arrivino 6 milioni di euro chiesti dal Ministero dei Beni Culturali e contenuti nella legge di stabilità. La parte più trascurata e lasciata andare è quella dell'area agricola che circonda il monastero, con i casali del vecchio podere abbandonate e chiuse da anni. 30 ettari di terreno in tutto, una parte gestita da un agricoltore che coltiva riso. Una piccola porzione di questa zona potrebbe essere affidata a privati disposti a fare i restauri per creare le strutture ricettive per i turisti. Non c'è ancora un bando. Sul sito del Demanio tre righe descrivono la porzione del complesso suscettibile di valorizzazione. E così la Certosa di Pavia è entrata a far parte del progetto Valore Paese dell'Agenzia del Demanio, un modo per lo Stato italiano di utilizzare il patrimonio immobiliare per mettere a reddito le dimore storiche del paese, per valorizzarle appunto, visto che di soldi per rimetterle a posto non ce ne sono e aprire i privati è ormai l'unica possibilità. Una concessione però della durata di 50 anni.
i servizi devono essere gestiti dai privati, come succede in tutta Italia e in tutta Europa nei beni monumentali. E però non si danno in concessione per 50 anni, 2 anni, 3 anni, poi si vede se la gestione è stata adatta o no. La prossima settimana il sottosegretario Borletti Buitoni e i funzionari del Demanio incontreranno i monaci certosini. La loro concessione è scaduta 1 anno fa. Potrebbero decidere di farsi da parte e dedicarsi esclusivamente alla vita religiosa, rimanendo però in questo gioiello artistico nascosto dalla nebbia padana. Adesso in Brasile, dove è scoppiata una gigantesca rissa nello stadio di Joinville mentre era in corso l'incontro di calcio tra l'Atlético e il Vasco da Gama nell'ultima giornata del campionato brasiliano. Guardate queste immagini, guardate cosa è successo. Ancora una volta il calcio ha messo in mostra il suo volto peggiore. Solo venerdì scorso il Brasile aveva celebrato il suo prossimo mondiale col sorteggio dei gironi, vetrina di lusso da esporre al mondo. Purtroppo quelle immagini sembrano d'un colpo cancellate da quanto accaduto ieri nello stadio di Joinville nello stato di Santa Catarina. La sfida valida per l'ultimo turno di campionato tra l'Atlético Paranaense e il Vasco da Gama era anche l'ultima possibilità per il blasonato club di Rio de Janeiro di evitare la retrocessione. Ma la rete segnata dopo soli 5 minuti di gioco da Manuel e che ha portato in vantaggio i padroni di casa ha avuto un effetto scatenante nella tifoseria ospite. La scintilla è scoccata al 17esimo in un impianto privo di barriere e dove è stato facile per la frangia più estrema dei sostenitori vascaini raggiungere quella avversaria. Ne è nato un parapiglia generale con scene di incredibile violenza. Inspiegabile l'assenza iniziale delle forze dell'ordine. Questo perché l'arena di Joinville avrebbe dovuto essere presidiata da un servizio privato cui la società di casa si era affidata. Di fatto l'arrivo sulle tribune della polizia militare è avvenuto in netto ritardo e quando il peggio si era oramai consumato. Addirittura il lancio di lacrimogeni ad altezza uomo ha contribuito ad aumentare il caos sulle tribune, con tifosi di entrambe le sponde a cercare una via di fuga. Scene che dal campo venivano vissute con un senso di drammaticità e impotenza. Lacrime e disperazione da parte del 36enne difensore dell'Atletico, Luis Alberto, che non riusciva a darsi pace per ciò che si stava consumando sulle tribune. L'attaccante del Vasco da Gama, Wendel, ai microfoni della TV brasiliana, si è detto invece preoccupato per l'immagine che il suo paese stava dando al mondo a pochi mesi dall'inizio di un mondiale che il Brasile ospiterà tra mille difficoltà e altrettante polemiche. Il 27 novembre scorso, infatti, il cedimento della struttura metallica che ricopre lo stadio paulista Itaquerão, preposto a ospitare la partita inaugurale tra il Brasile e la Croazia il prossimo 12 giugno, era crollato provocando la morte di 2 operai. Evento questo che aveva scatenato ancor più le ire della popolazione, che vede questo mondiale di calcio, nonché i prossimi giochi olimpici, che sempre il Brasile organizzerà nel 2016, come un danno economico per il paese con ripercussioni inimmaginabili. Da qui venerdì scorso, durante la cerimonia di sorteggi, l'appello del Presidente della Repubblica Dilma Rousseff, che davanti a una platea di milioni di telespettatori aveva richiamato i suoi connazionali all'unità d'intenti e al tifo per la bandiera. Ma quanto accaduto ieri rischia di creare un danno d'immagine di incalcolabili proporzioni. E per fortuna che, a dispetto della crudezza delle immagini, i 4 tifosi, 2 del Vasco e 2 dell'Atlético Paraná, rimasti esanimi in terra, sono stati dichiarati fuori pericolo. Intanto le indagini hanno portato all'arresto di 3 tifosi, tra cui il 23enne Leone Mendes da Silva, inchiodato dalle immagini che lo ritraggono con un bastone tra le mani. I 3 supporters del Vasco sono stati accusati di tentato omicidio e associazione per delinquere. E noi ci fermiamo per qualche minuto, tra poco. Prima di salutarvi vi aggiorno sulla protesta del Movimento dei Forconi, cominciata all'alba di oggi con presidi e rallentamenti in varie città d'Italia. Adesso siamo a Genova, dove circa 100 di manifestanti poco dopo le 14 occupati i binari della stazione di Genova Brignole, si sono staccati dal corteo principale e si sono diretti allo scalo ferroviario. Binari occupati anche alla stazione di Imperia e tra Diano Marina e
e Armaditaggia, con blocco della circolazione dei treni sulla Genova Ventimiglia. Vi ricordo che il movimento dei forconi questa mattina aveva anche bloccato per alcuni minuti le stazioni di Torino. E adesso è tutto, vi lascio per tutti gli aggiornamenti al nostro sito tgla7.it, poi c'è l'edizione delle 20, noi ci vediamo domani alle 14. Buona giornata.